Evviva, riapre un teatro. In tempi tanto duri per lo spettacolo è già una splendida notizia. Parliamo del Teatro delle Maddalene di Padova, nell'area cittadina vicino all'ex ospedale militare, struttura storica della sperimentazione, chiusa da 7 anni per una ristrutturazione che ha portato alla realizzazione di una realtà capace di 150 posti, con un palco a livello del terreno. La politica teatrale urbana si è rimessa in moto, ha chiosato l'assessore alla cultura del comune, Andrea Colasio, sottolineando l'ottica di apertura ai linguaggi dell'arte contemporanea. Si comincia con la rassegna denominata Primo Movimento, un teatro per la città, a cura di MAP, gruppo il cui acronimo corrisponde a Maddalene Arti Performative Padova. Eloquente l'immagine della locandina che ritrae un bambino diretto verso il teatro. Un luogo di confronto è stato sottolineato dai diversi relatori in rappresentanza delle varie realtà indipendenti coinvolte, che guarda alle giovani compagnie di teatro e danza, preferibilmente del territorio. Ma si tratta soltanto di un punto di partenza che vede la partecipazione, tra gli altri, del Teatro Stabile del Veneto, al quale è affidata la gestione dello spazio per un biennio. Noi dobbiamo essere a disposizione di un territorio e delle sue migliori manifestazioni artistiche. Siamo molto contenti di farlo e questo è un teatro che riapre dopo anni. Non possiamo che essere dalla parte di chi vuole portare avanti istanze collaborative, artistiche, compatibilmente con le nostre risorse. Faremo il possibile per avviare al meglio questo teatro e intanto auguriamo ogni miglior esito al MAP, che inizia a collaudare un teatro nuovo, e collaudare un teatro nuovo non è mai facile. Questo teatro è un teatro di grande tradizione sulla sperimentazione, era il luogo deputato al teatro off. Dopo 7 anni lo restituiamo non solo a Padova, ma quello che è affascinante, lo stiamo restituendo grazie ad una progettazione Primo Movimento che ha visto la convergenza dei principali gruppi storici che si muovono nell'ambito della sperimentazione. È diventato la casa dei il teatro padovano. Non solo, vi è una collaborazione organica tra l'assessorato alla cultura, il Teatro Stabile e il MAP, che è l'associazione di questi teatri. Come dire, apriamo un teatro, ma anche impostiamo, è un punto d'inizio, si imposta una nuova progettazione urbana che a venire metterà in rete tutti i principali luoghi teatrali della città per avere una progettazione finalmente unitaria. Abbiamo ricucito un pezzo di città e incrementato, lo dico con grande chiarezza, l'offerta culturale complessiva della nostra città. Una bella operazione condivisa. La mission, gli obiettivi che il MAP ha prefissato sono appunto quelli di in qualche modo rendere questo teatro un luogo di incontro, un luogo di partecipazione, un luogo di ascolto attraverso una proposta di spettacoli, di performance, di attività culturali che in qualche modo possa poi in qualche modo ritornare al territorio per poter poi riascoltare e comunque far partecipare, quindi un luogo inclusivo. Un teatro così a Padova mancava e per fortuna oggi possiamo inaugurarlo. E nella nostra programmazione, che partirà il 7 di novembre e sarà di seguito fino al 30 di novembre, abbiamo previsto una call proprio per le compagnie giovani. Abbiamo scelto 4 compagnie tra le varie richieste e domande che ci sono pervenute, 2 di teatro e 2 di danza, in modo anche per differenziare un po' la programmazione, e quindi sono compagnie che hanno già una notevole, diciamo così, professionalità artistica e che sono già presenti, però diciamo hanno partecipato proprio per farsi conoscere di più e per poter interagire con le altre realtà artistiche all'interno del MAP.